dal Golden Voice, benvenuta al Millennium. Ciao, benvenuta a te, ben trovata. Allora, noi ci siamo fatti una pre-intervista poco fa. Esatto. A telecamere spente. Esatto. E insomma, vabbè, si denota che sei comunque una persona molto allegra, molto attiva, e poi questo oro, te l'ho detto, te sta benissimo. Grazie. Allora, Cristina, stasera hai cantato La voce del silenzio, sì, che è stata fatta in tantissime versioni, sì, anche da Bocelli, mi sembra. Esatto. Però tu chiaramente porti la versione di Mina anche per una questione di tonalità. Ok. Senti, perché ti piace questa canzone? Perché mi emoziona tanto ogni volta che la canto. È strano, perché in genere mi scende una lacrima qui. Stasera non è scesa. Forse perché c'era un po' di tensione, magari la tensione l'ha fatta un po' ritrarre. Ma ti dico anche perché. Perché la cantava mio padre a mia madre quando io ero ragazza. Oh, che bella. E quindi, siccome papà c'aveva una voce bellissima. Ah, sì? Io l'ho imparata allora, e da allora penso a loro. E gliela dedichi. Esatto. È bella questa cosa. Sì, è bella proprio questa cosa. Sì. Ma tu, quando scegli una canzone da cantare, sì, tu la scegli, che ne so, per il testo, per la musica, per chi la canta, cioè qual è il criterio? Per tutto, valuto un po' tutto. Ci sono, ma dei cantanti... quando tu l'ascolti, sì, qual è la prima cosa che ti colpisce di una canzone? La voce. La voce, ecco, vedi, questo è importante. La voce. Se una voce mi emoziona, può anche cantare il ballo del qua qua. Esatto, se mi emoziona. Bella sta, quindi, cosa. Quindi la voce è uno strumento importante. Ma più, no? Che la voce, è il modo come viene usata, sicuramente. Come si usa. Come, bella, si usa, non si può cantare tutto allo stesso modo. Ci sono delle frasi o delle strofe della, certo, canzone che devi alle quali devi dare un senso. C'è la parte in cui devi essere auga perché magari la parte incavolata, certo, c'è la parte dove alza perché magari la canzone richiede di urla, sto urlando, certo, devi sentire, tipo fai rumore. Brava. Capito? Qual è una voce del panorama italiano? Marco anche Mengoni. Sì? Tutta la vita. Ti emoziona? Da morire. Dai. Io seguo tutti i suoi concerti. Non sono potuta andare all'estero, sennò avrei seguito anche lì. Io c'ho un'amica, sì, pazza, che lo segue e va anche all'estero ogni volta. No, è una tecnica vocale. Ma poi, oltre, sì, che tecnica vocale, poi dal vivo è un'altra cosa. Ti tocca proprio. Ti tocca proprio. No, a me piace molto Mengoni. E poi è un bravo ragazzo. Cioè, a prescindere, sì, mi dà proprio, esatto, l'idea di un bravo, esatto, ragazzo. E poi c'era Alex Baroni che mi è rimasto nel cuore. Vabbè, ma Alex a tutti. Alex a tutti. Senti, qual è di Mengoni la canzone che ti rappresenta di più? Non che ti piace, che ti rappresenta. Male che fa male. Ah, sì? C'ha un bel testo quella canzone. Sì, molto. Io molto. Mi ricordo che me la sbobbinai per un. E poi mi piace una cosa molto una canzone che poi lui non canta mai, La Valle dei Re. Forse non me la ricordo. La Valle dei Re. Ce ne vuoi intorno a un pezzetto? Non me la ricordo non proprio. Non importa se. Aspetta, No, non, dopo me la scrivo sul telefonino perché me la voglio ascoltare. Che se dici che non è una canzone che... Non mi importa se tu non ci sei, non ci sei. Ho detto fuori dalla mia città, ma questa no, non è la proprietà. No, me la devo ascoltare. È bellissima, il testo è meraviglioso. E poi, vabbè, è Guerriero. Guerriero, vabbè, è bellissima perché lui l'ha dedicata a sua madre. Quella è veramente bella. Ho letto che lui ha avuto dei problemi da piccolino. Da piccolo, sì, per l'avevo cui letto questo anch'io. Mantello era la madre che lo proteggeva, bellissimo. Sì, quella sì, quella, vabbè, è una delle più conosciute. Esatto. Qui. Va bene, allora parliamo invece di Cristina, donna, mamma. Che ci racconti? Non chi sono sei? Mamma. Non sei mamma, donna, sicuro. Però sono nonna. Sei nonna? Delle figlie di mio marito, del primo matrimonio. Ah, e quanti nipotini hai? 4. Quattro nipotini, grandi? Una c'ha 12 anni. Ma è ancora piccola allora. Poi a seguire 6, quindi piccolini. E 2. Quindi piccolini. Sì, sì, sì. E che cosa fai, Cristina, nella tua vita? Cosa facevi? Che lavoro il hai fatto? Il primo o il secondo lavoro? Quello che vuoi.
Quello che vuoi. Il primo, io sono un'assicuratrice. Ah, ok. Però non te l'avrei mai detto. No, vero? No, perché in genere gli assicuratori sono tutti seriosi. No, no, no. Invece tu sei una pazza. Io sono amata in questo campo proprio perché sono matta, quindi. In precisa, senso buono. Però, precisa. No, certo, certo. E l'altro lavoro? Secondo la te? La cantante? No, sei fantastica, sei fantastica. Ma allora, la cantante perché lo fai di professione? Sì, sì. Madonna. Cioè, ragazzi, questo lo dico proprio a tutte le squadre, tremate, ragazzi, tremate, perché qui al Millennium veramente ci sono dei portenti, ragazzi, tremate, tremate. E quindi questa amica musica, sì, che fa parte chiaramente da quando sei piccola della tua vita. Beh, io a 4 anni avrei dovuto partecipare allo Zecchino d'Oro. Amore, che carino! Mi sono vergognata. No. Al provino non ho tirato fuori una parola, sai quanti... una nota. Poi più mia madre mi diceva, Cri, canta, canta. Sono... Certo, certo, perché poi c'è sta pure la ripicca, esatto, capito? Esatto. Altrimenti l'avremmo visto allo Zecchino d'Oro. Sì, sì, coi codini, sì, sì. Amore, che carina. E vabbè, quindi da 4 anni comunque canti da una vita. Io ho fatto tutto, puoi sapere, ho fatto Castrocavatro, ho fatto Sanremo, ho fatto 3000 concorsi. Mi chiamavano Toto Cutugno perché arrivavo sempre terza. Non ce lo posso credere, mi fai morire, guarda, mi fai morire. Beh, però hai avuto un sacco di soddisfazioni allora. Sì, sì, c'è un sacco di coppie a casa, se è quello che vuoi sapere. Sì, cioè nel senso io penso che tu abbia vinto un sacco di sì, cose. Sì, sì, sì. Cavolo, cioè, di voglio dire. Poi sapere... purtroppo nel momento in cui ho inciso un disco mi è successa una cosa molto grave. Non so se posso dire. Puoi dire quello che vuoi. Ecco, mia madre si è suicidata. Oh mamma mia, e questa. Sì, purtroppo si è buttata da un sesto piano. Io a 35 anni ero in uscita col CD, facevo parte di un gruppo Mediterra Nueva. Ah. E questa cosa non è mai uscita. No, perché io ho avuto una brutta depressione che mi sono dovuta curare per tanti anni. E quindi per 10 anni ho perso un po' tutta la situazione, 10 anni di psicanalisi, ho perso tutta la situazione musicale, certo, ho perso i contatti, le varie cose. Ma poi la musica ti è venuta a cercare di nuovo? Cioè, ma no, io sono io che non l'ho mai abbandonata però, eh. Ma lei sta sempre là, certo. Lei sta sempre là, certo, vicino. È perché una poi... passione che non si può, io ce l'ho nel cuore. E poi è un'amica nostra. La musica è un'amica, esatto, nostra, esatto, è la nostra migliore amica. Ma no, ma poi mi ha avvicinato e mi avvicina a tante persone, mi fa conoscere persone nuove. Bella persona come te. Grazie. Mi fa piacere. No, è vero. Piacere, mi è fatto vero. Piacere. E niente a caso. Esatto. Io dico che niente a caso. Esatto. C'è sempre un perché ed è sempre nel percorso della nostra vita che arriva al posto giusto, al momento giusto. Esatto, esatto. Se non arriva è perché non era il momento giusto, poi arriva. Quindi io penso, perché sono comunque una che vive di sensibilità, che oltre tu essere una donna molto forte, perché nonostante poi la vita ti abbia messo sono davanti, sono dovuta indurire, certo. Esattamente. È la corazza, ma dentro io però sono, secondo me c'è sono un cuore. Un burro, esatto, brava, hai capito benissimo. È così. Hai capito benissimo. Ma noi ci capiamo con gli occhi. Esatto. Poi tutto il resto è il fiocco regalo, è il pacchetto. È vero, è vero. Quello è si vero. Cambia tutti i giorni. Quindi sono veramente contenta di averti conosciuta. Anche io, tanto. Molto. Facciamo questo in bocca al lupo allora. Che alla tua squadra dire? E a te. Che devo dai, dire? Dai, fai un in bocca al lupo. Io spero di vincere. Allora, facciamo così. Che il mio gruppo vinca. L'importante è partecipare o l'importante no, è vincere? Mai. Lo sapevo. Mai. Ma se sei partecipa, se devi io vincere. Io sono pure dell'Ariete, quindi figurati. Ah, wow, sei d'aprile? No, esatto. Anche sono d'aprile. L'8 aprile. Ah, vedi. Cioè, io non partecipo per partecipare, naturalmente. Se vince, basta. Con quel po' di squadra che ci abbiamo. Fenomeni. No, sono proprio contenta, avete veramente una bellissima squadra, quindi okay, c'avete un capitano strong. Quindi, oh, in bocca al lupo lo faccio io stavolta. Viva il lupo! Viva il lupo e viva Cristina. Grazie. Anche te, sei una bella persona. Grazie, a un te. Abbraccio. Ciao.